sguardo della gente verso di me è sicuramente cambiata. Allora la gente all'inizio mi diceva non troppo perché non è bello. Sono riuscito a vincere i campionati europei, i campionati del mondo lo stesso anno e poi passare nel circuito professionistico. La prima cosa che ho detto è stato che figo. Era perfetto. Mi ricordo ancora, ero sdraiata, il medico viene, c'era anche l'infermiera, inizia a fare l'ecografia, mi guarda e sorride. Siamo consapevoli tutti e due che nostro figlio ha bisogno di equilibrio. Voglio lasciargli tutte le porte aperte perché possa avere un buon futuro. Non voglio che lo sport per lui sia un passatempo, voglio che sia una lezione di vita. Storie presenta Due mastini e un cucciolo. Domenica 20:40, la 1.